se il ministro parla ci avviciniamo e mettiamo. Sei già in diretta? Sì. Allora, buongiorno, buongiorno. Ho un cameraman di eccezione che è Daniele Peschio. Ciao a tutti. È il nostro presidente della commissione Bilancio. bilancio, giusto? Dietro di noi abbiamo il ministro Costa. Mi tolgo gli occhiali perché sono con le lenti che si oscurano, quindi sembro decisamente poco raccomandabile. Il ministro è arrivato da pochi minuti, quindi fra poco inizieremo la visita. Io volevo ricordare che siamo qui perché oggi si apre una fase nuova per quanto riguarda l'economia circolare e la gestione dei rifiuti. Gestione dei rifiuti che è estremamente importante perché in questo momento una grossa parte di gestione dei rifiuti viene fatta in maniera illecita, viene smaltita proprio in maniera illecita. Purtroppo ci sono delle norme che finora hanno impedito di ricavare da questi rifiuti delle ottime materie prime, come si farà qui, perché appunto si ricaverà carta, cellulosa e plastica, e in particolare dovremo poi aumentare tutte queste percentuali per altre tipologie di rifiuti, perché ricordiamo che per esempio i rifiuti elettrici ed elettronici, che sono potenzialmente estremamente inquinanti, ma potenzialmente estremamente redditizi perché contengono rame, contengono alluminio, contengono Oro. oro, quindi parecchio materiale importante, in questo momento vengono smaltiti in maniera assolutamente inopportuna, per non dire pessima per l'ambiente, perché vengono portati all'estero e lì vengono disassemblati, vengono smontati, vengono ricavate le materie prime con processi però molto inquinanti. Sto guardando se il ministro fa un breve discorso. Avviciniamoci un attimo, così facciamo vedere che la mettiamo magari un attimo in modalità. Allora, questo, eccolo qui. Allora, il ministro sta parlando, ricordiamo che il problema è globale perché al mondo abbiamo quasi 100 miliardi di tonnellate di materie prime che vengono estratte, ma solo il 10% viene riciclato, per cui stiamo parlando veramente di una quantità molto, molto piccola. E anche in Europa dobbiamo crescere moltissimo perché il tasso di riciclo complessivo è dell'11%. Quindi capite che anche in questo senso, quando parliamo di creare nuovi posti di lavoro, creiamo di una potenzialità che è immensa, perché l'Unione Europea ha calcolato in mezzo milione di posti di lavoro, appunto quelli che potrebbero essere creati se sviluppiamo una filiera del riciclo adeguata. In questo momento l'industria, diciamo, del riciclo è stimata tra gli 800 e i 1.700 milioni di euro all'anno, e può salire in maniera assolutamente importante. E quello che ci vuole in Italia sono una serie di decreti, per esempio su quelli che sono i materiali edili. Perché i materiali edili? Perché i materiali edili ogni anno producono 50 milioni di tonnellate di rifiuti e vengono smaltiti quasi tutti in discarica, quindi con un impatto ambientale assolutamente elevato. Aspetta, aspetta, Daniele, perché se metti la mano sul microfono non mi si sente. Qui vedi che quella è la cassa, comunque se la tieni così. Allora, spero che adesso mi sentiate. Dicevo che uno dei prossimi passi del ministro sarà concentrarsi sui materiali come il gesso e altri della filiera edile, perché in Italia appunto produciamo, e nel mondo produciamo tantissime, produciamo 50 milioni di tonnellate di rifiuti e non li ricicliamo, e il parco edile crea appunto questo tipo di problema che è estremamente rilevante. Quindi il ministro Costa, che è qui in visita, si concentrerà sul gesso, il pastello di piombo che deriva dallo smaltimento delle batterie, i rifiuti da plastiche miste e la carta da macero, che hanno altri settori che hanno bisogno appunto di un decreto end of waste per far uscire queste materie dal ciclo dei rifiuti e poter diventare nuovamente materia prima. Allora, facciamo un attimo inquadrare il ministro. Poi c'è il corso.
Allora, dicevo prima che il settore dell'elettronica è uno dei settori che ha maggiori potenzialità, perché nel mondo si producono circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici e solo il 20% è riciclato correttamente. E da questi prodotti si potrebbe ricavare ferro, si potrebbe ricavare vetro, plastica e altri metalli non ferrosi. Il problema è che in questo momento la maggior parte di questi prodotti va a finire purtroppo in India, che è uno dei principali porti di raccolta di questi materiali, e ribadisco 56 milioni di tonnellate all'anno. E purtroppo il 97% di questi rifiuti sono tossici, inquinanti e vengono riciclati in maniera impropria da lavoratori che non sono assolutamente né qualificati e né che lavorano in un ambiente appropriato per il riciclo. E quindi noi dobbiamo aumentare la raccolta differenziata, perché l'Unione Europea ci dà degli obiettivi precisi e dobbiamo raggiungere un tasso di raccolta almeno pari al 65% del peso medio. Quindi questo è l'obiettivo che si è data l'Unione Europea. Adesso io termino qui questa parte di diretta, poi se ci sarà un intervento, diciamo, a camera chiusa del Ministro, in maniera che si possa sentire le sue parole, ne riprenderò un'altra, perché qui purtroppo c'è molto rumore, quindi adesso iniziamo la visita proprio del cantiere. E purtroppo non si sentirebbe nulla, perché come sentite c'è il rumore delle persone più quello dei mezzi che continuano a circolare. Quindi vi do appuntamento a dopo, in particolare alle 11.30. Alle 11.30 ci sarà un momento tutto per noi, perché il ministro sarà assieme ai portavoce 5 Stelle. Quindi sicuramente ci vedremo alle 11.30. A dopo.